Molto, molto forte quel champion. Perché c'ha. Siccome gestisci trade quando vuoi, tradi quando c'è sempre la WAP e in pratica vai in e ti recuperi la medaglia HP che ti ha fatto i danni il champion in pratica. Ed è un sacco fastidioso. Poi c'ho pure il Klepto, quindi devo stare attento a non farglielo staccare. Primary Anger è che dopo diventa useless nel senso, cioè in top devi fare una build Bruiser, Black Cleaver, eccetera. E poi dopo sei Rengar, nel senso, sei facile da gankare, eh. Molto facile da gankare Rengar. Allora, prendo il Doran's Shield perché... E non la Flask, perché non vorrei tradare tanto perché è il Klepto. Quindi se tradiamo lui prende un sacco demoni. Cosa che vorrei evitare. Top is easy to gank. C'è arrivato. Ma ha preso un elisir de merda, sti cazzi, cioè gli dà D, ma... Va bene, va bene. No, Xin top è ancora peggio Rengar. Rengar almeno c'ha dei buoni trade, della buona roba. Invece Xin. Non andare, Warden Rengar, eccolo qui. Già si è preso l'elisir. Buon di Medrati. Non vuoi che io wardi qui? Se mi metto qua a fare il cheese, mi riesce a riprendere e mi fa danni col coso, con... Cioè, e prende gold col Klepto. Potrebbe provare a gankarmi top livello 2, quindi metto questa ward qui. La cosa forte contro... Cioè, ecco, infatti. Con questa ward vedo anche quando esce il cespuglio, quindi so che sta lì. Purtroppo ho missato ECS, ma va bene. Stiamo esagerando però così, eh. Ho tirato degli schiaffi, ragazzi. Me li ricordo per tutta vita questi. Dai, non ero in range. Non diciamo cazzo. Spiate. Quanto lo odio, Rengar. Una volta che prendi il push, non gli puoi fare niente. Cioè, devi pushare tu la lane. Perché così non può sfruttarsi i cespugli, ma quando stai così e c'è il jungler 2 che sta dalla parte opposta della mappa, puoi solo farmare e non dargli il gold the cleft, cioè. Un matchup proprio fastidioso e noioso. Non posso nemmeno prendere quel cannone perché mi è one shot. Bello proprio. C'ho Xin topside, quindi non mi posso muovere da qui. Vai, tanto va per il cannone lui. Ah, che bello questo matchup. Rengar top. Maybe era meglio Ornn a sto punto.
Una lane avvincente ed emozionante. Adesso che inizio a scalare, comunque posso iniziarlo pure a 3 down, perché... Mi serve il Bami Cinder. E il push alla wave senza spendere mana. Questi mi sono sistemati tutti, prendo uno. Uno l'ho messo, mi sa. Sì. Andiamo anche, prendiamo il Bami Cinder. Quello che vogliamo fare adesso è... Tippiamo il lane sicuro perché purtroppo lane è messo un po' maluccio. La control la prendo, ma non la metto qui. La metto in mid lane perché tanto me la toglie. Io sto completamente sempre sotto pressione dei Rengar, quindi non c'è senso. Potrebbe tippa bot Rengar adesso. Buono, così. L'ho messa qui, lo stesso perché sono riuscito a pushare e non voglio che mi ganchino direttamente. Probabilmente continuo a pushare. Se lo tenete fuori ai cespugli non vi può fare quel lavoro lì che ha fatto prima. Oddio, forse non è stata un'idea geniale. Vabbè, mi ha one shot. Non c'ho armor, in effetti, me lo potevo aspettare. Rengar Flash. Non ha preso roba di Cletto. Matchup popo de merda. Vedo l'ora che arrivi il letto che tu che sarai useless. Appena faccio Zenfire già non mi fa più danni. Il problema è che poi inizia a rombare mid. Lo so, però c'è qualcuno che lo gioca. Cioè, sicuro lo giocano i Bjergsen top ed è una roba proprio disonesta. Comunque, perlomeno non ha il flash Rengar. Adesso io non so se Xin è andato ai suoi campi o se sta top. Io non ho più la ulti per difendermi. Quando c'ho un po' di armor posso ricominciare. Posso cominciare a menare. Ma sai lo sa, sì, c'ha ragione. Siccome lo sa, ci tocca andare back. Becchiamo e ci prepariamo Mare oltre su una lane. Ancora non ci abbiamo l'ulti. Forse è un po' troppo presto, come ritorna diretto top. Comunque scaliamo meglio loro overall. Ci abbiamo Vladimir, anche Sedra scala meglio Lucian. Ci abbiamo Vladimir, ci abbiamo danno AD bilanciato. Lee Sin alla fine è un po' come Xin, cioè forse Xin scala un pochino meglio. Però ci abbiamo Zilean Vladimir che è super good insieme. Ops. Ci arriva qui, mi sa che sì. Non
Niente, questo continua a prendere gold dopo gold. Io finché non c'ho un po' di armor per tradarlo decentemente non mi conviene nemmeno provarci a tradare, cioè me melta. Diamo un'occhiata se possiamo ultare bot in lane. Penso vadano back adesso. Mid non è roamabile. Cioè non è worth provarci. Basta una sola W. Non c'è senso provarci andare a mid. Rengar adesso c'ha un po' di roba. Può roamare Rengar. Rengar è fiddato. C'ha la sua robetta. Niente, non me l'ha chiccato addosso. Sì. Però se me lo chiccava addosso non poteva scappare, no? E tipo moriva istante perché lo ultavo. Puntavo su quello, però vabbè. È andata bene lo stesso. Un po' a culo. Perché mi ha camminato dentro la Q. Va bene, va bene. È andata bene, è andata bene. Ha flashato? No. Va bene, dai, uno per uno. Finché Vlad prende kill va bene. L'ho già detto che va bene. Perché va bene, va bene. Mamma mia, quanti anni mi fa. Cioè, adesso appena prendo un po' di armor non mi farà praticamente più danni lane. Mi serve, devo chiudere la Sunfire e prendermi i tapi pure. Mi serve chiudere i tapi e già dovrei riuscire a tutti parecchi danni. Dato full damage, a parte i tapi anche lui. Buono. Gold craft ho preso. Mo' ti uccido. Perlomeno ci provo a farti male. Mo muori Rengar, hai avuto il tuo momento di gloria in early game. Mi hai abusato come volevi e adesso paghi. Compro l'armor e tu paghi. E non possiamo stare sempre a prendere schiaffi e pizza gratis, eh? Ogni tanto tocca pure darle, eh?
Non siamo mica delle pezze da piedi. Lo vogliamo dire? E diciamolo allora. Così si fa. Ecco le rune. Preso lo Shield Bash, preso il Grasp, preso Mana Flow e Transcendence, Bone Plating e l'Overgrowth perché su Sion è l'unico champion su cui prenderei sempre, a prescindere dai matchup, eccetera, Overgrowth. Troppo buono. Scala troppo bene con la W. La ultima ancora zero. E io prendo la torre. Siccome già abbiamo Zilean, possiamo stare un po' abbastanza tranquilli. Non serve, io vado da una mano. Cioè, riescono a stallare in quel momento. Nice. Allora, possiamo prendere anche il Gauntlet questo matchup. Volendo. Sunfire Gauntlet. Per me ha un po' di più il lane. Ci sta. Perché c'hanno pure dei jungler, quindi ci sta, ci sta. Dai, non ti ha preso niente. Era solo per pushare più fast, ci sta. Grazie, Madridi. Thank you for clipping. Come stiamo messi, oh? A ringraziare i fan per i clip. E non c'è il TP. Mi stupisce il fatto che abbiano cercato il fight qui anziché andare a pulire le robe, cioè stanno perdendo un sacco di roba. Rengar sta perdendo un sacco di farm. Buono. Buono, buono. Via, 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 via,
Avete visto che manovra? Ma che manovra gli ho fatto? Una manovra evasiva che se la sognano. Pam. L'ho driftato. Comunque, vedete che merda campione è. Devi fare la lane in phase, devi stare rintanato sotto torre quando giochi un tank contro sta roba. O te gankano, o te fai aiutare il jungler, oppure stai rintanato sotto torre a prendere schiaffi. E poi dopo lo spacchi. Ed è una cosa bruttissima perché in pratica non puoi giocare la lane in phase.
Cioè, io ho fatto metà vita. Perché questo ho fatto una build letality. Ma che non te conosco io? Scusa. Non è per di ma. Per chi m'hai preso, eh? Ah, scappi, eh. Ha ultato. A me va più che bene. Scappa, scappa. Finché ancora puoi. Finché non cambio idea. Sbrigati. Che se cambio idea so cazzi, eh. Questa volta ti lascio andare. La prossima non lo so. Prendiamo sta torre. Lo dovevo solo tirare via. Buon. Red, my boy. It's fine. It's fine, it's fine, it's fine. Prendiamo sto gauntlet. E poi, allora, c'hanno 2 AP damage, sono però tutti champion da burst, quindi le Blanche non focusserà a me. Mi può provare a fa' poke, sì, quello che vi pare, ma non focusserà a me. Quindi preferisco farmi direttamente una Wurmung, farmi flat HP in questo caso, perché non sono DPS AP. Non hanno champion avversari che fanno danno in base alla vita. Quindi preferisco, piuttosto che farmi MR contro sta gente qui, preferisco farmi full HP. Con questo mi copro il poke. E è difficile che in un all-in riescano a uccidere me gli avversari. Cioè, so comunque Sion con 3000 HP. E se comunque me focussano, ci sono i miei alleati che fanno danni. Per questo preferisco evitare. L'ho visto dopo. Don't go in. Hanno cesato Rengar senza motivo qui. Yeah, don't worry. Don't worry, boy. Sì, è buono lo Starak, però io. Cioè, nel senso, non mi serve danno aggiuntivi. Pure la Tenacia in realtà non è male. Sai che ci potrei pensare lo Starak su Sion adesso? Perché c'hanno tanto burst, mi voglio fare HP. Magari dopo la Wurmog me lo faccio. Preferirei farmi prima la Wurmog. Non è male perché la Tenacia ti mi fa comodo. Tanto abbiamo aspettato quell'altro. Quindi non c'è senso. Cioè, mi ritorna acqua tra poco. Non c'è senso prendermi free damage.
Oddio, potevo peccare e scappare tranquillamente, in effetti, non c'aveva. Non c'avevo tutta st'urgenza ad uscire. Ah boh, è stato un po' istintivo. Sto un po' intando. Facciamo sto campo, che sennò tutti i voli che vanno sprecati questi. Via. Prendiamo il Drake. Quanti Osen ci abbiamo? Uno. C'ho la cosa, c'ho la Warmog. Let's care for fiddle pult. Prossimo item me lo provo lo Sterak, sai? Non ho mai provato su un tank di posizione, però in questi casi in cui non mi serve, cioè non c'ho grande interesse a Magic Resist, in cui mi fa comodo Tenacity, però voglio anche i tabi, potrebbe starci. Ciao Biom, ciao Atrant, welcome back. Ma è che non se lo possono fare il Nashor. Prendiamo un po' di tower damage qui. C'è un altro auto. E torniamo full HP tra poco. Devo esserci io lì per farlo. Perfetto. Ah, io prendo sta torre, continuate accesa voi, non mi interessa. Io vado per gli obiettivi. A posto, abbiamo preso quello che volevamo. Adesso proviamo lo Sterak. So bello tankoso. Abbiamo preso tutte le torri. Qua probabilmente c'ho Novation. Però c'ho la ulti per scappare nel caso mi vengano a dar fastidio. Let's try it. Boh, non lo so. Perché tanto è un item che o è broken o è useless, cioè. Era comodo per i top laner, perché a seconda di come lo piazzavi e come te lo giocavi, però era veramente palloso, cioè. Fai Darim, cioè nel senso. Vorrei che mi usasse la E. Dov'è Fiddle? Ah, è di là. Vabbè, tanto c'ho 30 secondi CD. Quindi non mi tange come cosa. La potete spammare per provare a fare pick quando siete al Sage. Sage o 40 CD, c'ha 30 secondi stavolta. Bello, peccato.
Posso continuare anche io, sai. Ops, sbagliato. Ok, ci refulliamo piano piano. Vede, non ho MR, ma non è un problema. Perché non mi fanno abbastanza danni. È molto meglio fa flat HP in questi casi. Quando hanno solo burst. No, ho sbagliato, non dovevo andare così. Devo semplicemente continuare a pushare. Sbagliato io a cesare lì. Non ho ancora lo Sterak. Qua prendiamo la torre, penso di sì. Metto qui così se mi nocca, mi nocca al muro. E non me ne nocca lontano. Vai, chiudiamo senza che vado back a prendermi lo Sterak. Vede, basta che gli vado davanti a Fiddle e Fiddle deve usare il Fear. E se non lo usa, muore. E se lo usa su di me, non lo può usare sui miei alleati. Per questo contro Fiddle ti serve una frontline. So clean, boys. Let's go. Siamo ufficialmente D1. Adesso vediamo quanti... Oh, ma che è successo? Ah, no. Era buggata la schermata. È stata buggata fino adesso la schermata oppure no? Sì, dava immunità al magic damage pure.